Siete pronti per un concerto rock? Yeah, bravi allo spirito giusto! Concerto che si chiama Un respiro in musica, organizzato dall'Associazione Morgagni Malattie Polmonari e dalla Scuola di Musica Accademia in Arte di Forlì. La serata è dedicata alla raccolta fondi per sostenere l'acquisto di uno spirometro da donare all'unità operativa di pneumologia dell'ospedale Pierantoni di Forlì. E vista la grandissima affluenza, desideriamo ringraziarvi di cuore per la partecipazione con il primo grande applauso. Bravi a voi! Durante la serata avremo modo di parlare meglio di AMP, di ricerca scientifica e di sensibilizzazione rispetto alle malattie polmonari rare e ovviamente di presentare i musicisti che si alterneranno sul palcoscenico. Il titolo del concerto, Un respiro in musica, dice molto, sia per chi si occupa degli aspetti scientifici legati al respirare, sia per chi fa musica. Infatti, per suonare e cantare insieme, loro lo sanno molto bene, è necessario avere il medesimo respiro, così come tenere lo stesso tempo o cantare la stessa nota all'unisono. Avere lo stesso respiro significa ascoltarsi, condividere, aprirsi, elementi che sono alla base della relazione sana con l'altro. Ringraziamo quindi, a nome dell'Associazione in Arte, prima di tutto l'AMP, un applauso a voi per l'invito che ci avete fatto quasi un mese fa di partecipare e creare insieme questo evento e do il benvenuto alla nostra prima magica band della serata. Wow! Allora, si chiamano Walk in the Garden e sono Matilde Gori, voce tastiera, Lucia Gondolini, voce tastiera, Giacomo Guarini, chitarra elettrica, Erika Simoni, basso e Mattia Gondolini, batteria. Lascio il palcoscenico ai Walk in the Garden, buon ascolto. Power trapped within. Do just what you want to. Now stand up and begin. Ooh.
Questi erano i Walk in the Garden, Matilde Gori, Lucia Gondolini, Giacomo Guarini, Erika Siboni e Mattia Gondolini. Bravissimi. Bello, dopo 2 anni ricominciare a calcare il palcoscenico e suonare dal vivo è una cosa meravigliosa. Allora, tanto che i ragazzi si preparano, io inviterei sul palcoscenico il presidente di AMP, l'ingegner Matteo Buccioli. Allora, intanto grazie a tutti e complimenti perché c'è una bellissima energia in questa sala ed è merito di tutti questi giovani che sono qua con noi. L'associazione Morgagni Malattie Polmonari nasce nel 2008 per la scomparsa non di un paziente ma di un caro amico. Claudio Morgagni, e l'associazione è intitolata a lui, non a Giovanni Battista come tutti pensano, fondatore della patologia moderna dell'ospedale di Forlì. Noi ci occupiamo di patologie respiratorie, quindi tutto quello che causa la perdita di un respiro. Purtroppo nessuno di noi se ne può rendere conto di che cosa vuol dire svegliarsi una mattina e trovarsi senza un respiro, perché vuol dire non giocare con i propri figli, vuol dire non poter fare le scale, vuol dire non fare sport. Ed è per questo che, seguendo l'esempio del professor Poletti, noi dal 2008 continuiamo in questa lunga battaglia lavorando sulla prevenzione, perché, citando il professore, il primo medico di noi stessi siamo noi, lavoriamo con i malati per supportare i pazienti e le loro famiglie. Pazienti che hanno grandi difficoltà, poi avremo modo di parlarne anche dopo. E poi lavoriamo sul percorso del trapianto. Proprio oggi ci ascolta e ci guarda Achille dal letto della chirurgia toracica di Padova e ha appena ricevuto il dono di 2 polmoni nuovi. E Achille è tornato a respirare. Questo è un grande risultato. Questo è un grande risultato che però abbiamo ottenuto grazie all'impegno di tante associazioni come noi che raccolgono fondi da destinare a ricerca scientifica. Noi vogliamo credere in un futuro senza più malati, ma per farlo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti voi e solo tutti noi insieme potremo aiutare i giovani ad avere un futuro migliore. Grazie. Grazie mille per le tue parole, siamo qui apposta per sostenervi. Ci vediamo dopo. Grazie Matteo, sono già pronti, prontissimi i nostri Seventh Heaven, ve li presento, Sofia Paolini, voce, che adesso si può togliere la mascherina, brava, poi Giacomo Nanni, pianoforte, Ilaria Gondolini, chitarra elettrica, Nicolò Laghi, basso, che non c'è, ma c'è il loro maestro, Luca Di Chiara, Emily Bordiglioni alle percussioni e Sofia Guidarini alla batteria. Grandi, grandissimi. Allora io direi che sono pronti. Lascio completamente libero il palcoscenico ai Seventh Heaven. Buon ascolto. Stop the clock, it's amazing.
you go. Sofia, Giacomo, Ilaria, Emily e Sara. E Ilaria, complimenti, bravissimi. Matteo, allora prima vi avevi anticipato che come AMP vi occupate anche di ricerca scientifica. In che senso? Ci puoi spiegare questa cosa? Noi fino dal 2008, dalla fondazione, sosteniamo l'unità operativa di pneumologia di Forlì e ci occupiamo insieme a loro di studiare le malattie rare polmonari. Fare ricerca scientifica cosa vuol dire? Vuol dire avere la possibilità di studiare casi, portare pazienti da tutta Italia a Forlì. Per chi non lo sapesse, il centro di Forlì è uno dei centri europei più importanti che segue le malattie rare polmonari, perché purtroppo nella loro rarità queste malattie hanno il problema che non sono abbastanza studiate. E quindi oggi non esistono cure. L'unica cura per queste malattie è il trapianto bipolmonare, che come ben capirete non è una cura alla portata di tutti, fortunatamente.
È molto complesso fare ricerca scientifica perché ci vuole tanto impegno, ci vuole tanta dedizione. Il professor Poletti ha la fortuna di aver insegnato a tanti giovani e di aver costruito un'equipe di grande valore. Noi continuiamo a sostenerli e continueremo a farlo, seminando tra i giovani l'impegno che sono le malattie rare polmonari e il perché abbiamo bisogno di questo. Perché altrimenti i nostri pazienti non respirano. I nostri pazienti sono pazienti in ossigenoterapia H24 che fanno fatica anche a fare le ferie perché devono andare in giro purtroppo con il bombolone dello stroller, e oggi in Italia ancora non siamo pronti per gestire questo tipo di patologie. E quindi noi continuiamo a impegnarci facendo tante notti al lavoro, cercando tante nuove soluzioni, e come AMP cerchiamo di fare la nostra parte. Abbiamo donato recentemente una cabina pietismografica, sosteniamo attraverso borse di studio con data manager, con medici, con ingegneri, perché, come vi ho detto prima, solo tutti insieme potremo riuscire a fare la differenza per queste patologie rare. Grazie. E tra l'altro, Matteo, grazie, l'applauso ci sta. Volevamo ricordare appunto che la raccolta fondi di questa sera è proprio, va in ausilio al reparto di pneumologia, non spirometro. Solo, perché sarà uno spirometro portatile. Noi veniamo da una 2 giorni a Cervia, alla Gran Fondo Club Fantini, dove abbiamo avuto la possibilità di incontrare tante persone e regalargli una spirometria. Io non so, chi di voi ha fatto una spirometria negli ultimi 6 mesi? Alzi la mano. Uno, due, tre, su, quanti? 4, 5, 10. Voi immaginate quanti di noi non hanno ancora avuto la possibilità negli ultimi 6 mesi di fare un controllo di questo tipo qui, che è un controllo basilare per tutto quello che è il nostro apparato respiratorio. Certo, bene, grazie. Complimenti, grazie a voi per questo magnifico lavoro che state facendo, e a tutti voi per l'aiuto nel dono. Bene, io direi, vedo Big Luciano che sale sul palco, vi volevo proprio presentare. Allora, Luciano Melisi voce, e poi abbiamo Pierangelo Soldati chitarra, il prof Francesco Giardinazzo al basso, Gabriele Panzavolta alla batteria. È l'unica donna che ha resistito e che mette in riga, sull'attenti, questi ragazzacci, è la nostra magica Silvia Fiori. Signori e signori, a casa mi veniva. Grazie. Thank you.
Grazie. 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 Grazie.
lezioni, sarà che l'anima della gente funziona dappertutto come qui. Sarà che l'anima della gente non ha imparato a dire ancora un solo sì. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo sulla testa un maledetto muro. Ora niente è facile, come iniziate poco allineati, li puoi cercare i numeri di ieri, se nella notte non li avranno cambiati. Ora niente è facile, uomini sempre poco affezionati, li puoi tenere tra i pensieri di ieri, se non ci avranno scordati. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. Grazie. Questi erano A casa mi veniva, ma anche sul palcoscenico, bravissimi, Big Luciano, voce, Silvia Fiori, chitarra elettrica, Pierangelo Soldati, seconda voce, chitarra elettrica, Francesco Giardinazzo, basso, Gabriele Panzavolta, batteria. Allora, io vorrei chiamare sul palcoscenico il nostro prossimo ospite della serata, la dottoressa Valentina Greco. La dottoressa Valentina Greco è psicologa e volontaria di AMP. Ben trovata, buonasera. E tra le varie attività che svolge AMP ce n'è una, sono tutte importanti, ma ce n'è una che avete particolarmente a cuore, che è proprio quella di sensibilizzazione con progetti didattici all'interno delle scuole rispetto alle problematiche polmonari. Ce ne vuole parlare? Esatto, sì, certo. Io mi occupo di giovani e giovanissimi, perché appunto la prevenzione si fa tra i giovani. E per noi prevenzione significa soprattutto creare una cultura, un pensiero differente nei giovanissimi, un pensiero che renda loro consapevoli dell'importanza e soprattutto del fatto che la salute non è qualcosa di scontato, ma è qualcosa di cui bisogna occuparsi e onorare, occuparsi tutti i giorni e essere grati. E quindi proviamo a fare un po' questo attraverso un progetto di prevenzione che svolgiamo nelle quinte delle scuole primarie di Forlì, all'elementare, quindi da sì, di 9-10 anni. Esatto, i piccolissimi che stanno per diventare un po' meno piccoli, che stanno per diventare adolescenti, che quindi si troveranno di fronte a delle scelte importanti. Quindi proviamo a fare questo, lo proviamo a fare attraverso un progetto che si concretizza in 3 incontri e insieme ad un medico e ad un volontario AMP andiamo proprio nelle classi a fare questo, provando a creare proprio un pensiero un po' differente nelle nuove generazioni. Tanto complimenti per questa iniziativa. Avete da quanti anni svolgendo all'interno delle scuole, se avete avuto visto dei risultati, quantomeno da parte degli insegnanti, genitori? Siamo in giro dal 2011, questo progetto nasce nel 2011, quindi sono 11 anni, e il riscontro è stato molto positivo perché abbiamo incontrato veramente tante scuole, tante classi, non solo di Forlì ma anche delle province che sono qui nei dintorni. E tuttora insomma viviamo anche grazie proprio al passaparola delle scuole, delle persone che parlano di noi e che ci hanno incontrato, insomma.
avete trovato i bambini curiosi rispetto a certe tematiche che trattate? Come riuscite ad affrontare anche argomenti così complessi? Assolutamente, i bambini sono molto curiosi, ma soprattutto sono molto preparati, sanno tantissime cose oggi i bambini, sono bambini veramente molto stimolati e molto stimolanti, quindi in realtà spesso insomma ci troviamo di fronte a domande e anche a tematiche anche fuori programma, no? Perché sono frutto di e curiosi. Il problema forse è quando crescono, quindi scuole medie e scuole superiori, riuscite comunque a svolgere attività didattica di prevenzione anche con i più grandi? Allora, per ora siamo attivi solo con i bambini un po' più piccoli. Le scuole superiori sono un nostro obiettivo per il futuro, ci piacerebbe arrivare anche a loro e ci piacerebbe proseguire questo progetto nelle classi dei più grandi sicuramente. Bene, noi vi facciamo un grande in bocca al lupo. Crepi. Grazie alla nostra dottoressa Greco. Tanto sento che sul palcoscenico si stanno preparando questa meravigliosa band, anche insolita. Da violinista ho notato subito un violino elettrico, un applauso al violino elettrico, unica ragazza tra l'altro del gruppo, molto bene. Allora, vediamo un po' di partire con ordine, perché adesso io ve li presento. Cosmic Capes, l'ho pronunciato bene? Non c'è male? Ok, bene, applauso per questa cosa. E i Cosmic Capes sono formati da Tommaso Vasumi, voce e chitarra. Poi abbiamo Antonio Chiaromonte basso. Francesco Torroni alla batteria. Abbiamo Jeffrey Chiarucci, chitarra elettrica. E Federica Cacciani, violino elettrico. Con grande piacere lascio la musica ai Cosmic Apes. Buon ascolto. Thank you.
quella che avete appena sentito è Peacefully War Machine. Adesso invece suoneremo Hard Rock T-Shirt. Posto per primo si chiama Wrong Shoes and Fancy Dress. Alla batteria Francesco, un applauso. Al basso Antonio, anche per lui un applauso. Al violino Federica. Chitarra, Jeff.
E alla voce ci sono io, Tommaso. Into madness, I hope your eyes will be mine one day. And you're wearing a fancy dress, which runs me into madness. I wish I will be mine one day. One day. In the sky, and you're illuminated by some street lights while strolling through the time. Woo! 'Cause atoms meet together, creating what you want, what you desire, what you admire. You won't decline one day. The things which everybody's scared of. The shadow of a muse. One day. One day. One day, 'cause you will be to madness. Jeff, Federica, Antonio, Francesco, bravissimi.
Matteo, allora, io avevo piacere che tu parlassi di un progetto che vi sta molto a cuore, un progetto sì, molto importante, anche per la nostra città, tra l'altro. Se non sbaglio si chiama Sharing Breath, ci vuoi dire qualcosa di più? Sharing Breath, condividiamo il nostro respiro, torniamo da dove siamo partiti. La prima cosa che tu ci hai raccontato questa sera, Ilaria, è quale miglior modo di spendere un respiro se non metterlo in musica. Ed è da qui che siamo partiti nel 2019 con questo progetto che ha trasformato Forlì in capitale italiana del respiro. Quest'anno saremo alla quarta edizione. Il tutto nasce da un'idea di Luca Bollini, Luca Coralli, io in qualità di presidente, grazie al maestro Sabio e a Gabriele Graziani che ci hanno accompagnato in questo viaggio, per testimoniare all'Italia intera quanto sia importante un respiro, perché un respiro non è e non deve essere dato per scontato. Quindi ogni anno a settembre ci troviamo in Piazza Saffi e respiriamo tutti insieme. Queste sono le ultime tre edizioni e quindi mettiamo insieme la musica, il teatro e l'energia di tutte le persone presenti. Il minuto di respiro del maestro Sabio è una cosa incredibile, da mettere i brividi. Marco ha detto una sera con noi: ma perché invece che fare un minuto di silenzio per testimoniare il ricordo e il lutto delle persone perse, non respiriamo insieme un minuto all'unisono per fare il respiro più grande del mondo e condividerlo con chi di respiri non ne ha abbastanza per la sua vita? E così nasce Sharing Breath. Queste sono le immagini che vedete che scorrono dietro. L'anno scorso c'è stato anche un triangolare con la nazionale italiana a calcio trapiantati, qui allo stadio di Forlì. Queste sono le immagini del palco in Piazza Saffi, dei momenti incredibili, e anche qui ritorna la musica, ritorna la condivisione, ritorna la sensibilizzazione di tutti noi. Perché quante volte ci fermiamo, tu Ilaria, quante volte ti fermi a ascoltare il tuo respiro nella tua giornata? Troppo poco. Nessuno di noi si ferma mai. E se noi provassimo ad ascoltare il nostro respiro, impareremmo che il respiro ci racconta esattamente come stiamo. Se stiamo facendo un respiro di gioia, un respiro di fatica, un respiro di amore, o se forse con un respiratore abbiamo bisogno di qualcuno che respiri per noi. E dal di qui noi facciamo i nostri piccoli passi. Come avete visto da quello che vi ha raccontato Valentina, il logo della nostra associazione sono i due polmoni che si tengono per mano, dono di un pneumologo che li ha disegnati per noi, proprio perché solo insieme e un passo alla volta potremo raggiungere i nostri obiettivi. Io vi ringrazio, vi prometto che non salgo più per stasera sul palco, giuro, e la prossima volta portiamo anche altri ospiti, così vi racconto delle cose nuove. E spero di vedere tutti voi il 9 e il 10 settembre in Piazza Saffi con noi per testimoniare l'importanza di un respiro. Ringrazio Ilaria, In Arte e tutti i ragazzi che sono stati bravissimi, davvero grazie di cuore a tutti, da parte di tutti i nostri pazienti. Grazie a te Matteo, grazie mille. Bene, una serata davvero emozionante. Io sono felicissima di accogliere la nostra band Backlash, l'ultima band della serata. Un grande applauso per Alessia Di Pasquale Voce, Simone Manuzzi Piano, Matteo Dall'Amore Chitarra, Erika Siboni Basso e Matteo Fantinelli Batteria. Allora, signore e signori, vi lascio completamente il palcoscenico. Buon ascolto coi Backlash. Baby, can't you see? I'm calling. I got like you, you were a woman. It's dangerous, I'm falling. No escape, I can't wait.
dust in flight. Now I'm on the relic, nearly a payphone on a 1 a.m. sidewalk. We are cast aside, and we run to create it. That is, we start to finally figure out what we are. Look at you, so bright, state of the art. You're new, you're young, your blissful ignorance is everything they like. The years have teeth, and sometimes they bite. Look at you, you're falling apart. Built to spill your state of the art. But look at you, well, look at you. That smile at the top of the ladder, any familiar, it was only yesterday. And this justice feels more like a poison apple, and it sure has everybody bled into it. But look at you, so bright, state of the art. You're new, you're young, your blissful ignorance is everything they like. E questi erano i Backlash, un grande applauso. Io inviterei qui tutti i ragazzi che hanno suonato questa sera, fatevi avanti, tutti sul palcoscenico, vogliamo riempirlo ancora di grandissima energia. E tanto che salgono su, io desidero fare dei ringraziamenti doverosi e importantissimi. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare il Comune di Forlì, nella persona dell'assessore Casara, che credo sia in sala. Comunque noi la ringraziamo e salutiamo per la disponibilità. Ovviamente questo spazio, la Fabbrica delle Candele e Top Service Audio, che ha il suo da fare ad amplificare, quindi bravissimi i nostri tecnici, grazie, grazie di cuore. Poi ci tengo, non tutti da una parte, bravi anche di qua, poi ci tengo a ringraziare Andrea Farì, responsabile artistico e tecnico di Accademia in Arte, che avete visto volare sul palcoscenico per permettere tutto questo. I docenti di musica ed insieme che hanno seguito i nostri ragazzi, Luca Di Chiara. È da qualche parte? È qua, grande Luca. Paride Agatensi, grande Paride. E Marco Frattini.
Grazie di cuore per il vostro lavoro, la vostra passione e tutto quello che ci mettete ogni giorno, che è molto di più di un semplice lavoro. Quindi noi ve ne siamo davvero grati. È vero, ragazzi? Un grande applauso ai nostri maestri! Super! Poi vorrei ringraziare tutti i soci volontari di AMP. In particolare vorrei ringraziare la persona che così mi ha parlato per la prima volta dell'associazione e ha avuto l'idea di questo concerto, che è la vicepresidente Monica Prati, che vorrei sul palcoscenico. Grazie Monica per avermi regalato questa serata meravigliosa, è tutta merito tuo, colpa tua di tutte queste emozioni, brava davvero, grazie mille. Vorrei ringraziare anche Daniela Bombardi, segretario generale dell'associazione. Vieni Daniela sul palcoscenico. È vero presidente che deve salire Daniela? Davvero grazie Monica. E ovviamente ringraziamenti doverosi ai nostri sponsor, che sono CAM e Prosit. Ne approfitto, visto che sono qui, per ringraziarvi di essere venuti. Ringrazio voi, perché senza di voi non sarebbe stato possibile. Siete stati bravissimi e vi aspetto i prossimi mesi, perché avremo un concerto al mese per terminare con Sharon Brez, come vi ha detto il presidente di AMP. Quindi grazie, grazie mille. Grazie a voi, buona serata, buonanotte, ricordiamoci di respirare e farci caso. Grazie e buonanotte a tutti. Allora lasciami correre, lasciami andare, dammi solo un respiro per poter giocare. Allora lasciami correre, lasciami andare, è solo un respiro, fammi giocare con te. Per ore non terrei per entrare in campo ancora una volta e segnare un rigore, lo terrei per aprire le braccia e stringerti amico e sentire il tuo cuore, quante cose con un solo respiro che tu butti nel